Eccoci qua, sono qua con grande orgoglio e grande felicità perché ho il piacere di intervistare Paolo Cesaretti. Paolo Cesaretti è un personaggio all'interno di Eden che, a dire la verità, abbiamo scoperto da poco che ha questa una caratteristica intellettuale piuttosto importante. Vi faccio vedere solo alcuni dei libri che ho fatto, perché alla domanda gli ho chiesto: ma Paolo, quanti libri hai scritto? Non se lo ricorda, mi lascia già, però contali Paolo, perché sono curioso. Per quello che riguarda, e quindi alcuni di questi libri sono per me assolutamente illeggibili, perché latino, greco, addirittura questo mi diceva che in poche migliaia al mondo sono in grado di leggerlo. Ma poi ce ne sono di tanti stili, e questa è un'edizione che tutti dovrebbero leggere, perché parla di un dizionarietto del greco, le parole che sono state riportate, che noi utilizziamo in modo ricorrente, che derivano da... è una cosa molto... Ma perché sottolineo questa cosa? Perché Paolo, essendo è un docente di universitario dell'Università di Bergamo, insegna storia romana, letteratura greca ed esperto di civiltà bizantine. Dunque, parliamo di un personaggio da un punto di vista intellettuale non comune, ma la cosa che a me fa enormemente piacere è che lui adesso attualmente ha, posso dire l'età? Certo. Ha 60 anni e ha cominciato a venire all'Eden che ne aveva 50. A 60 anni lui è più in forma di quando ha cominciato. Allora, prima di fare altre considerazioni, voglio sentire direttamente le parole di Paolo, che ci racconta la sua esperienza da noi e l'abbinamento mente-corpo. Io ne approfitto per spostare il microfono, Paolo, così... Ok. Beh, innanzitutto ringrazio davvero di cuore Stefano per questo invito e per questa possibilità di esporre anche brevemente il mio percorso all'Eden e forse non solo all'Eden. Come è nato tutto? Perché le cose spesso si chiariscono raccontando le storie, no? Molto più dei progetti, dei programmi, degli intenti, contano le storie. Io nel 2006-2007, nel periodo in cui avevo appena finito di preparare, progettavo alcuni anche di questi libri, vivevo con un costante fastidio alla schiena, un costante fastidio alla cervicale, colpi della strega continui, insomma una situazione estremamente spiacevole. Un medico reggiano, di vecchia tradizione ma piuttosto illuminato, mi disse: ma piuttosto che fare operazioni, prova ad andare all'Eden e vedi un po', perché lì sono attenti e sono bravi. Allora mi è l'idea che ci fosse un luogo come questo Eden, già mi piaceva il nome fra parentesi, che si segnalava nel senso della attenzione, piacque moltissimo. Cioè, non mi interessò tanto il fatto che si diceva all'Eden sanno fare questo e quest'altro, ma sono attenti. Siccome una delle cifre del mio lavoro, è un lavoro abbastanza specialistico come vedete, e l'attenzione, fu quella la parola che mi incuriosì assai. Allora venni, incontrai Stefano e con lui e con i suoi collaboratori mi trovai subito non bene, ma benissimo. Questo vorrei dirlo subito. E dal punto di vista del recupero fisico, prima recupero esclusivamente acquatico, io adoro l'acqua in ogni sua forma, e dopo anche con dell'attività in palestra, qui poi si è accompagnato anche dell'attività di yoga e altro ancora. Quindi questo Eden, che era partito come una sorta di valvola, o meglio ancora di ancora di salvataggio per un problema fisico, poi si è integrato con il resto dell'attività e adesso non è un'ancora di salvataggio, è una parte della vita integrata con tutto il resto, e sono assolutamente convinto, me lo dice anche chi sta intorno a me, che la buona alternanza tra i miei viaggi nel tempo, oltre che nello spazio, testimoniati da questi libri e da altri, e le mie peregrinazioni appena possibile all'Eden, si integrino perfettamente e facciano semplicemente vivere
meglio, potenziando anche certe capacità di attenzione e, oserei dire, discriminazione. Paolo, ti riprendo il microfono perché ne hai facoltà. Dopo questa spiegazione, avete capito perché sono così contento e orgoglioso? Perché siamo di fronte ad un caso straordinario dove c'è una perfezione di equilibrio fra mente, corpo, ma se lo conoscete bene, anche lo spirito. Quando c'è un eccesso da una parte, magari solo nel corpo, chi pensa solo al proprio corpo non trova un'identità salutistica e non trova neanche una pace interiore. Chi è sbilanciato solo da un punto di vista mentale è un peccato, perché non trovando il supporto giusto fisico, anche la parte mentale, se non è supportata da un punto fisico, rischia veramente di indebolirsi e di arrestarsi. Ecco, Paolo si trova a 60 anni in uno splendore e di un equilibrio straordinario, che questo dà ben da sperare. E questo è, vorrei che fosse un esempio, voglio urlare questa impostazione al mondo intero. E chi si occupa solo di attività fisica, è giusto prendere in considerazione un allenamento mentale e spirituale. Quindi in questo momento ti ringrazio enormemente di questa testimonianza, Paolo, perché può essere d'aiuto veramente a tante persone. Complimenti, grazie mille. Stefano, grazie.